shopping sfrenato e forsennato, per carità, la maggior parte ha le mascherine, ma rimane il fatto che le nostre città sono piene zeppe. Sembra un po' straniante, no? Come dibattito, stare a parlare delle regole natalizie e poi vedere quello che sta accadendo adesso. Lei è preoccupata? Sono molto preoccupata, anch'io ieri sono stata in centro a Padova, ho cercato di andarci verso l'ora di... ho saltato il pranzo per riuscire a comprare due cose prima che ci fosse troppa gente, ma invece ho visto che comunque c'era tanta gente in giro. E del resto è normale, perché se la regione è in zona gialla, i negozi sono aperti, i locali sono aperti, per cui è giusto che le persone possano uscire. Il problema è il rispetto delle regole, che molto spesso non sta funzionando e che è il problema che c'è stato fin dall'inizio, se vogliamo. Quando si è deciso di fare queste chiusure alle 18:30, la mia prima preoccupazione è stata: si sposterà tutto? Beh, è questo che sta accadendo un po' in tante città. L'aperitivo si è spostato Cioè, alle meno ore di 4. apertura, comunque mi vivo le ore che ho davanti. Esatto, si è spostato tutto di diverse ore, per cui da noi l'aperitivo adesso inizia alle 4 di pomeriggio e va avanti fino alle 6:30. Allora, il punto è capirsi: le regole ci devono essere, ma ci vuole qualcuno che faccia i controlli. Perché ieri c'erano le file, si entrava uno alla volta nei negozi, quindi tutto perfetto, non c'era veramente nessun rischio nello shopping in sé per sé. Troppe Poi strade. si andava per strada e si trovava quello, ma soprattutto in alcune stradine dove ci sono i locali che fanno gli aperitivi, c'erano così tante persone in piedi che poi con la scusa di avere in mano il bicchiere o la sigaretta non hanno la mascherina, che era veramente Ecco, ce la spieghi assurdo. bene questa, ma sì, dato che adesso pare che all'aperto si possa stare, quindi tu ti siedi all'aperto, però appunto in posti zeppi, ti levi la mascherina, mangi, bevi, ma è pericoloso? A quel livello sì, perché si perde completamente la distanza. Erano veramente persone l'una con l'altra, una addosso all'altra, ridevano, scherzavano, poi si parla molto, ovviamente, perché si sta insieme per chiacchierare. Per cui sigaretta, bicchiere, niente mascherina, in gruppi di 30-40 Quindi persone. secondo lei i due temi sono le zone gialle prima di Natale, naturalmente fanno sì che le persone se possono fare le cose le fanno, quindi questo è già un primo E questo è problema. un primo problema, cioè bisogna capire se ce lo possiamo permettere e dove ce lo possiamo permettere.